Vi è mai capitato di venire a conoscenza di una legge assolutamente priva di senso e non riuscire a spiegarla? Negli Stati Uniti ogni stato ha almeno una di queste leggi assurde, probabilmente scritte molto tempo fa e mai cambiate, perché semplicemente non vengono più rispettate e nessuno se ne accorge. Prima di iniziare, ricordati di iscriverti al canale ed attivare la campanellina. Ci trovi anche su Instagram, Twitter e Facebook. Buona visione! In Michigan una donna non può tagliarsi i capelli senza il permesso del marito e in Vermont ha bisogno di un'autorizzazione scritta dal marito per usare la dentiera. In South Carolina è illegale tenere un cavallo nella vasca da bagno, in Arizona sono gli asini a non potervi entrare. In Montana rischia $50,000 di multa e fino a 5 anni di carcere chi dovesse portare una pecora sui binari allo scopo di danneggiare il treno. Quello che stupisce davvero sono gli elefanti, presenti nelle leggi del North Carolina, dove non possono essere usati per arare i campi di cotone, e del Florida, dove è possibile parcheggiare un elefante, ma bisogna pagare come se fosse un'auto. Ricorre anche l'orso, che in Alaska è illegale svegliare per fargli una foto. In Missouri non può essere trasportato in auto senza una gabbia e in Oklahoma non ci si può lottare contro. Rimane un mistero il perché in Nevada qualcuno abbia pensato di rendere illegale andare per strada in groppa ad un cammello. Di alcune leggi si intuisce il retaggio vittoriano, come quella che in New Mexico ha censurato ben 400 parole di Romeo e Giulietta perché considerate sessualmente esplicite, e quella in Mississippi che prevede una multa di $100 per l'uso di un linguaggio profano in pubblico. In Minnesota è illegale varcare il confine di stato con una papera in testa. In Kentucky non si possono dipingere le papere di blu per venderle, a meno che se ne vendano 6 alla volta. In Connecticut un sottaceto non può essere legalmente definito tale se non rimbalza. Alle Hawaii è vietato inserirsi monete nelle orecchie. A chi volesse farsi un giro nella Grande Mela, conviene portarsi delle scarpe adatte, perché a New York dopo le 22 non è più consentito indossare pantofole. Nel Maine non si possono solleticare le donne sotto il mento con un piumino da polvere. A Rhode Island non azzardatevi a girare per le strade con vestiti trasparenti. Sentite un'irresistibile voglia di dipingere l'erba del vostro giardino? In Kentucky non potete usare la vernice rossa. In Alaska non si può guidare se 3 persone sono sedute sui sedili anteriori. Avete finito i bicchieri per l'aperitivo? Se siete in Kansas, badate bene a dove servite il vino. Nelle tazze non si può. In Pennsylvania è illegale pescare con la dinamite. Masturbarsi sì, ma non troppo. In Arizona non ci possono essere più di 2 vibratori per casa. Al museo fa troppo caldo, in Ohio non ci si può spogliare davanti alle opere d'arte. Se non avete avuto il tempo per la palestra, badate bene dove recuperare la vostra sessione di pesi. In Oregon non potete farlo in macchina. Se volete andare a vivere in Colorado, prima fatevi il pollice verde. In questo stato è vietato far crescere erbacce nei prati. Studiate musica? Nello Utah non potete camminare per strada con il vostro violino in una borsa di carta. Niente picnic nei cimiteri, siamo in Georgia. E niente colpi di testa per i bambini, in Texas è vietato per legge tagliare in modo strano i capelli dei fanciulli. Non portatevi la bicicletta in piscina se siete in California, potrebbero arrestarvi. Ragazzi, scrivete nei commenti cosa ne pensate del video. Se vi va, iscrivetevi al canale e seguiteci sui social. Vi aspettiamo nel prossimo video!